Fino agli anni 70-80 dell'Ottocento non si poteva dire che i partiti socialisti fossero grandi forze politiche. Tutt'altro. Ma qualcosa stava per cambiare. Verso la fine del secolo sono i socialisti a creare il concetto di partito di massa, con l'idea di far passare la rivoluzione attraverso i meccanismi democratici. Almeno per il momento. Il primo partito di massa vero e proprio nasce nel 1875 in Germania, il Partito Socialdemocratico Tedesco, o SPD. Questo diventa fin da subito esempio di organizzazione ed efficienza. La compattezza ideologica fornita dal marxismo diventa la base di tutti questi nuovi partiti. Nel 1882 nasce il Partito Operaio Francese, ma non dura. Molto spesso questi partiti devono infatti rispondere alle numerose correnti interne tipiche del marxismo. I partiti di sinistra francesi si sarebbero riuniti solo nel 1905, nella SFIO, sezione francese internazionale operaia. Come in Francia, anche in Inghilterra il marxismo deve rispondere a movimenti operai antichi e organizzati. Le trade unions decidono di puntare sui diritti degli operai piuttosto che su un socialismo duro e puro. Nasce, nel 1906, il Partito Laburista. Nonostante le divisioni interne e l'anomalia laburista, tutti questi partiti hanno obiettivi più o meno comuni: superare il sistema capitalistico, gestire socialmente l'economia, l'internazionalismo, il pacifismo, arrivare ai lavoratori come base di lotta politica e rispondere ad un'organizzazione socialista internazionale. La seconda internazionale risale al 1889. Vari partiti di ispirazione marxista si incontrano a Parigi per delineare gli obiettivi del movimento operaio. Il primo e il più importante diventa la giornata lavorativa da 8 ore. Inoltre, viene proclamata una giornata mondiale di lotta operaia, il 1 maggio. Il giorno del 1 maggio è una data simbolica. Il 1 maggio del 1886, a Chicago, si stava tenendo una protesta per la giornata lavorativa di 8 ore. Durante gli scontri tra operai e polizia si arriva alla violenza anche armata. Cercando un capro espiatorio e per dare un esempio a tutti i lavoratori, vengono messi a processo e condannati a morte 8 operai come responsabili dell'accaduto. Nasce così il mito dei martiri di Chicago, legato per sempre al 1 maggio e al socialismo. Nel 1891 vengono accompagnati alla porta dell'Internazionale anarchici e rivoluzionari oltranzisti. Questo perché i socialisti ormai stavano vincendo anche senza metodi violenti e non c'era più spazio per questi estremismi. La seconda internazionale si delinea come una federazione di partiti nazionali autonomi che sfruttano questi convegni per coordinarsi in Europa. Parigi diventa luogo di discussione e dibattito ideologico sulla dottrina migliore da seguire per il movimento operaio. La scelta ricade sul marxismo nella versione elaborata da Friedrich Engels, in cui la socialdemocrazia tedesca, guidata da Karl Kautsky, ne è il maggiore esponente. All'inizio tutti i leader socialisti accettano lo stato di cose. August Bebel in Germania, Viktor Adler in Austria, Jean Jaurès in Francia e Filippo Turati in Italia non si allontanano dalla dottrina di Engels. Ma nel tempo, la teoria marxista di rivoluzione e la teoria moderata di Engels sarebbero entrate in rotta di collisione. Il teorico tedesco Eduard Bernstein, in un testo del 1899, scrive di come molte delle profezie di Marx non si stiano avverando. Il proletariato non si sta impoverendo. Il sistema capitalistico ha dimostrato una capacità di adattamento non preventivata alle crisi. E inoltre, lo Stato borghese sta diventando sempre più democratico. La soluzione si può trovare per Bernstein non più nella rivoluzione, ma nella continua trasformazione dello Stato capitalista. L'obiettivo non è più la dittatura del proletariato, ma la riforma democratica a guida socialista. Bernstein diventa il massimo esponente della corrente revisionista, così chiamata per la modifica ad alcune teorie fondanti di Marx stesso. Si inizia a creare una spaccatura tra revisionisti e ortodossi del marxismo. Se infatti Bernstein mostra come si possa cambiare la società senza una rivoluzione, all'interno dell'ala più a sinistra del movimento si viene a creare una corrente di puri rivoluzionari. I più famosi di questi sarebbero arrivati dalla Germania, Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg. Un altro rivoluzionario che avrebbe fatto molto parlare di sé è Vladimir Ilyich Ulyanov, più noto come Vladimir Lenin. Attivi in Russia, dove il socialismo era represso dalle forze zariste, l'idea naturale per Lenin è una sola: rivoluzione. Un movimento votato alla lotta continua senza quartiere, formato da militanti scelti e rivoluzionari di professione. Così Lenin descrive la sua idea nel libro Che fare, pubblicato nel 1902, mentre critica apertamente la via socialdemocratica tedesca. Dopo il congresso socialdemocratico russo, tenutosi a Londra in esilio nel 1903, il movimento si spacca in due. Da un lato i bolscevichi, letteralmente maggioranza, dall'altro i menscevichi, letteralmente minoranza, guidati da Julij Martov. Questa spaccatura non viene quasi notata.
In fin dei conti, quello russo è uno dei partiti meno importanti dell'Internazionale. Un altro ramo del movimento socialista nasce in Francia, il sindacalismo rivoluzionario. Il sindacato è visto come l'arma migliore a disposizione dei lavoratori e lo sciopero diventa lo strumento di lotta principale. L'obiettivo? Provocare il collasso della società borghese tramite lo sciopero generale rivoluzionario. La violenza proletaria sarebbe stata teorizzata da Georges Sorel in alcuni scritti apparsi tra il 1904 e il 1905. Lo sciopero generale diventa il mito della lotta operaia. Uno sciopero così grande, duraturo e intenso da far collassare il sistema capitalistico, portando ad uno scontro aperto il proletariato e l'ordine costituito. Per raggiungere questo obiettivo, i proletari devono avere un metodo per potersi organizzare e coordinare. Ma i vari governi d'Europa sono sempre attenti ad intercettare ogni comunicazione sovversiva per trovare dissidenti e facinorosi. Certo non potevano avvalersi di internet, ma se qualcuno di voi oggi è tentato di far collassare la società borghese sotto la rivoluzione proletaria, beh, probabilmente NordVPN può venirvi in aiuto. NordVPN è un servizio che protegge la tua connessione internet e la privacy online, creando un tunnel cifrato per i tuoi dati, proteggendo così la tua identità. Il governo sta cercando di tracciarti per salvaguardare il capitalismo? Nessun problema. Con un semplice click potrai connetterti ad uno fra i 5500 server protetti sparsi fra 59 paesi nel mondo e continuare la tua guerra al sistema. Inoltre, grazie al nuovo Threat Protection capace di bloccare i tracker, sarete ulteriormente al sicuro da crumiri e informatori governativi. Certo, la rivoluzione richiede tempo, ma intanto potrete usare NordVPN anche per accedere a contenuti e servizi non disponibili nel vostro paese, come serie TV, film, videogiochi e molto altro. Quindi, se volete organizzare una rivoluzione proletaria o semplicemente guardarvi House of Cards come ho fatto io, abbonatevi grazie all'offerta esclusiva di tutto il pacchetto di cybersecurity di NordVPN che per l'occasione vi regala anche 4 mesi di servizio gratuito. Il tutto con l'ottima politica di soddisfatti rimborsati entro 30 giorni. Trovate il link in descrizione. Ah, Turati, se solo avessi avuto NordVPN. Ma adesso torniamo a noi. Mentre gli operai continuano la lotta per i loro diritti, la più antica forza d'Europa deve rispondere al nuovo secolo. La Chiesa Cattolica si prepara al futuro. La religione domina ancora la vita sociale europea. Tramite parrocchie, associazioni caritative e movimenti di azione cattolica, la Chiesa mantiene un controllo capillare sui centri urbani grandi e piccoli. L'impegno cattolico si impersonifica nella figura di Leone XIII, dal 1878 vescovo di Roma, grande politico e aperto alle novità dei tempi. Grazie a lui iniziano a nascere nuovi partiti cattolici europei, come in Belgio nel 1884 e in Austria nel 1887. Il documento più importante però di questo periodo è la Rerum Novarum, delle cose nuove, emanata da Leone XIII il 15 maggio 1891, dedicata ai problemi della condizione operaia. L'enciclica ribadisce la condanna al socialismo e riafferma una necessaria concordia fra le classi. Ma se da un lato abbiamo la classica politica della Chiesa che richiama all'ordine i lavoratori e alla moderazione, nonché anche al rispetto delle gerarchie, dall'altra abbiamo una richiesta esplicita agli imprenditori per una maggiore considerazione della natura umana e quindi di conseguenza anche, insomma, vengono invitati a valutare paghe un pochino più adeguate e umane per i loro dipendenti. La parte più importante, però, è un'altra. La Rerum Novarum apre e incoraggia la creazione di organizzazioni operaie e artigiane di stampo cattolico. Nonostante fossero già presenti in Europa, il benestare del Papa dà un nuovo slancio a queste organizzazioni. Nascono, di fatto, i sindacati cattolici, o bianchi. È sempre in questo periodo, negli ultimi anni dell'Ottocento, che nasce il concetto di democrazia cristiana. La religione inizia a interessarsi della politica, mentre dall'altro lato si avvia il movimento modernista, un moto di riforme interno alla Chiesa per aggiornare le dottrine clericali alle nuove scoperte scientifiche e filosofiche. Il movimento modernista, come la democrazia cristiana, è un tentativo di conciliazione tra l'antichissima Chiesa cattolica e il mondo moderno. Un successo, almeno, fino alla fine del pontificato di Leone XIII, nel 1903. Il nuovo Papa, Pio X, è legato ad una visione più tradizionalista, di una chiesa classica senza interessi politici e dedita solo alla cura delle anime. I democratico-cristiani sono richiamati all'ordine, i movimenti politici sono invitati a cessare le loro attività e i modernisti riceveranno persino la scomunica nel 1907. Pio X ha interrotto le riforme volute da Leone XIII. Il socialismo e la Chiesa sono solo alcuni dei protagonisti di quest'epoca. Un'epoca che, nonostante tutti i suoi limiti, molti avrebbero definito con una sola parola: bella.